Spiegatemi voi come si fa a registrare un video mentre Ciccio Gamer è in live praticamente ogni sera. Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Oggi siete in un video davvero molto interessante, almeno lo spero. È da un po' che non ci vediamo ragazzi, soprattutto in un video recensione. E quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito dopo la sigla. Sì ragazzi, è proprio da un po' che non ci vediamo e mi dispiace tantissimo, ma purtroppo nelle ultime due settimane mi sono dedicato interamente a questo gioiellino che vedete proprio qui alle mie spalle. E ragazzi, è un gioiellino davvero fantastico, ma di cui ve ne parlerò in un altro video. Oggi voglio parlarvi di un prodotto davvero molto interessante. Non è questa bellissima tastiera né il mouse, ma si tratta sempre qualcosa che è inerente al mio desk setup ed è proprio qui, proprio dietro al computer. Anzi, aspettate un attimo che la prendo. Ed eccola qui, l'ho rimossa dalle spalle del mio bellissimo nuovo computer che creava tutto questo effetto di luce qua dietro. Probabilmente non si vede bene in questo video, ma è le Philips Hue. Ragazzi, questo è Philips Hue Go Bridge, qualsiasi cosa del genere, e devo dire che è davvero fantastico. Mi piace un sacco perché dà la possibilità di cambiare e scegliere davvero tantissimi colori, impostare una rotazione di colori, e ragazzi, devo dire che è davvero qualcosa di straordinario. Mi è piaciuto un sacco e direi di andare a vedere più nel dettaglio cosa c'è all'interno della confezione. Confezione sempre molto curata, beh, da questo punto di vista Philips ci ha proprio abituato bene. E come possiamo vedere sull'immagine frontale, vediamo questo bel Philips Hue Go, che ragazzi è davvero bellissimo. Andando ad aprire la scatola troviamo come sempre un packaging straordinario. Apriamo questo qui e all'interno troviamo tutto quello che è il supporto per Philips Hue Go. Qui c'è la clip che reggeva il cavo dell'alimentatore e qui avevamo questo bellissimo Hue Go appoggiato qui, ragazzi. Ed è un packaging davvero straordinario. All'interno non troviamo nient'altro che Hue Go, qualche manuale di istruzione e il cavo di alimentazione. Ma direi di togliere questo scatolo di mezzo e di andare a parlare di lui più nel dettaglio. Questo prodotto mi ha attirato particolarmente principalmente per due motivi. Il primo, che è semplicemente comandabile tramite un tasto posto sul retro del dispositivo, e il secondo è che ha una batteria. Come potete vedere non sono connesso in questo momento all'alimentazione e posso sfruttare questa bellissima luce in qualsiasi occasione. Come potete vedere la posso posizionare davvero ovunque. Adesso la metto qui sopra per creare un po' di atmosfera e come potete vedere fa un effetto davvero straordinario. La luce che fa non è esagerata come le Philips Hue, la strip e nient'altro del genere, ma ragazzi devo dire che per quello che è indicato questa Philips Hue Go è davvero qualcosa di incredibile. Tramite il tasto posto sul retro di questo dispositivo possiamo andare con due click andare a cambiare la colorazione. Come potete vedere in questo momento è blu e crea anche una circolazione all'interno di questo colore, oppure andare a scegliere un verde come in questo caso. Voi non credo riusciate a vederlo benissimo, probabilmente in questo punto sì, ma possibile scegliere davvero tantissimi colori come questo qui che mi sembra un po' più violaceo. Andiamo a vedere altri, questo è il rosa, questo è il bianco quasi ghiaccio, rosso, e beh ragazzi ci sono davvero tantissimi colori da poter scegliere, e facendo una pressione prolungata sul retro del dispositivo lui si va a spegnere automaticamente. È possibile programmare anche uno spegnimento automatico di 2 ore sempre tramite il tasto posto qui sul retro, ed è tutto scritto sui manuali di istruzione, quindi nulla di estremamente difficile, ma soprattutto sempre connesso, perché tramite il bridge che io ho montato qui alle mie spalle, ragazzi, si può andare a comandare sempre tramite il vostro iPhone, quindi potete andare a creare tutti i giochi di luce, tutte le vostre scene e tutto quello che voi volete tramite questo Philips Hue Go e Philips Hue l'applicazione. Quindi ragazzi, davvero un prodotto straordinario che mi è piaciuto tantissimo. Autonomia della batteria, beh, su questo scarseggia un pochettino perché dura all'incirca 3 ore, e ragazzi 3 ore sono davvero poche, anche perché ci mette 2 ore per ricaricarsi. Non c'è alcun LED che va ad indicarci lo stato della batteria, e quindi piccola nota dolente da questo punto di vista. Altro punto che mi ha attirato tantissimo di questo dispositivo
è il suo design. Sì, perché questa forma bella cilindrica, oltretutto molto ben rifinito, perché Philips davvero cura tantissimi i dettagli. E ragazzi, devo dire che è davvero bellissimo, perché anche posto qui sulla mia scrivania, dove non ha alcun senso, beh, fa un bellissimo effetto di luce su questo pannello blu alle mie spalle, su questo pannello bianco che in realtà è diventato blu solo per la Philips Hue Go alle mie spalle, e non sta nemmeno malissimo sulla scrivania. La luminosità impostata tramite questo tastino alle spalle senza alimentatore è all'incirca al 40%, e quindi ragazzi, questa è la luminosità in genere. Anzi, adesso facciamo anche una breve prova. Vado a staccare la mia luce che mi illumina molto bene. Oh, io non mi vedo più. Ora mi vedo, ora non mi vedo. Sto anche per farla cadere questa bellissima luce, e come potete vedere, eccola qui. Questa è la luce che va a creare. Posso anche cambiare le colorazioni, come potete vedere fa davvero tantissimi colori. E nel frattempo vi faccio anche vedere la mia bella postazione qui dietro. Anzi no, torniamo al bridge, che come potete vedere ragazzi fa davvero tantissimi tantissimi effetti di luce. Ripoggiamolo qui e magari riaccendiamo la luce, va? Che se non mi vedevate fino adesso era solo perché avevo staccato tutto. Spero che si mantenga tutto l'ambaradan. Ok ragazzi, ed eccoci qui. Bene ragazzi, credo che per questo video sia tutto. Spero che vi sia piaciuto, e se è stato così lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale per non perdervi alcun video, alcuna recensione, e soprattutto non perdervi i futuri progetti di cui vi ho parlato nello scorso video, che vi linko qui in alto a destra. Ma ragazzi, devo ancora chiedervi scusa per la mia assenza qui su YouTube, ma tra università, lavoro, progetto computer e tantissimi altri progetti che sto cercando di portare avanti, beh, trovo davvero difficoltà a mettermi qui a registrare praticamente ogni giorno. Bene ragazzi, io non faccio altro che salutarvi poggiando questa bella luce verde qui, che crea una bella atmosfera, e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima, e faccio promessa che ci sarò sempre qui sul mio canale YouTube.